Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata ragioneremo rapidamente un po' di pianificazione strategica. In particolar modo ritorneremo un po' sul tema degli eventi sentinella. Mi ha scritto l'utente Aldebaran e mi ha chiesto di fare un podcast sugli eventi clone. In particolar modo l'utente Aldebaran, ecco, non ha compreso perché gli eventi clone siano sempre eventi sentinella, ma un tipo diverso di eventi sentinella rispetto a quelli propedeutici. L'utente Aldebaran mi chiedeva di spiegare perché mai gli eventi clone dovrebbero comparire prima di una transizione di fase, se gli eventi clone non sono eventi sentinella propedeuci. Eccoci qua, parleremo un po' più a fondo degli eventi clone che, ripeto, sono anch'essi un tipo di eventi sentinella. Gli eventi sentinella propedeutici sono quelli che, quando capitano, avvisano di una imminente transizione di fase. Ecco, facciamo una metafora chiarissima. Sentite una sirena avvicinarsi, ma ancora non vedete il veicolo. Potrebbe essere un'auto delle forze dell'ordine come un'ambulanza. Ecco, l'evento sentinella della sirena è un evento che anticipa poi il passaggio di un'ambulanza oppure di un veicolo delle autorità. Ecco, l'evento clone è anch'esso un evento sentinella e anch'esso anticipa una transizione di fase, perché gli eventi clone sono creati dagli stessi megatrend, che di solito non si limita a generare un solo evento, ma un diverso gruppo di eventi. Ad esempio, la caduta dell'impero Incas, ecco, fu un evento clone per l'impero Azzeco Osservatore, il cui popolo, gli Azzechi, se fossero stati avvisati in tempo della caduta dell'impero Incas, ecco, gli Azzechi avrebbero potuto ritenere che quanto era accaduto agli Incas poi avrebbe potuto accadere anche a loro. Infatti, la caduta dell'impero Incas ed Azzeco furono eventi clone per le popolazioni dei Pelle Rossa nel Nord America, i quali, se fossero stati a conoscenza di quanto stava accadendo in Sud America, ecco, i Pelle Rossa si sarebbero chiesti se quanto accadeva ai popoli del Sud America avrebbe potuto accadere anche a loro. Infatti andò esattamente così, anzi a ben vedere pure peggio, perché i popoli sudamericani finirono solo in catene, i Pelle Rossa invece furono quasi tutti uccisi nelle guerre indiane durante la fase di nascita dello Stato Nazionale degli Stati Uniti d'America. Il megatrend in comune tra collasso dell'impero Azzeco e collasso dell'impero Incas, tratta degli schiavi dall'Africa all'America, quanto poi le guerre indiane in Nord America, è da ricondurci all'avvio del colonialismo degli europei in Africa. Anzi, a guardare bene, proprio a guardare bene, ecco, prima delle guerre indiane del 1800, già nel 1700 e nel 1600 scoppiarono guerre locali in Nord America tra francesi, alleati di alcune tribù di pelle rossa, contro inglesi e coloni americani, alleati tutti con alcune tribù di pelle rossa. Quindi, ecco, tali guerre che accaddero, diciamo, nel lontano passato con fucili a un colpo solo, con moschetti ancora a canna liscia, quando poi successivamente poi divennero a fucili a retrocarica a canna rigata, peraltro anche a ripetizione, ecco, queste primigenie guerre del 1600 e del 1700 tra francesi contro inglesi, anzi addirittura inglesi contro francesi, inglesi alleati di alcune tribù pelle rossa e francesi alleati con alcune tribù di pelle rossa, con gli inglesi anche alleati con alcuni coloni inglesi, ecco, già fecero da eventi clone e anticiparono quello che poi accadrà successivamente nel 1800 con massicce guerre indiane. Guerre di sommergibili tedeschi contro il naviglio britannico. Questo già accadde nella prima guerra mondiale, poi replicata nella seconda guerra mondiale con sommergibili nazisti più performanti per imporre un assedio e strangolare la Gran Bretagna dal flusso dei commerci con le colonie e con il resto del mondo. Ecco, prima della prima guerra mondiale, già nella guerra di secessione, gli unionisti degli USA avevano tentato un assedio per tranciare i commerci dei confederati del sud con l'Europa.
prima della seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale e prima ancora le guerre napoleoniche e prima ancora innumerevoli guerre di successione e formazione degli stati nazionali in Europa. Tutti eventi clone causati dalla presenza in Europa di stati nazionali. Chi orecchi per intendere, intenda, gli stati nazionali in Europa ci sono ancora oggi e ci sono ancora nel XXI secolo. Ecco, peraltro, in ambito militare, le operazioni militari, le battaglie, le campagne e le guerre sono ampiamente studiate dalla storia militare per comprendere le dinamiche ed estrarre spunti dal passato per pianificare migliori operazioni in futuro, ragioni per cui i pattern di storia militare si replicano parzialmente e poi si adattano ai nuovi contesti e alle nuove tecnologie, prendendo spunto dalla storia militare del passato. Gli eventi clone quindi compaiono perché la storia è fatta, uno, da processi che durano molto tempo. All'inizio i processi hanno poca importanza ed impattano in modo limitato, creando eventi sentinella, sia propedeutici che eventi clone. Quando poi il processo con il tempo si sviluppa, diventano, diciamo, di importanza più elevata e continuano a ripetersi eventi simili ai precedenti, ma in modo più intenso e più numeroso. Quindi sia per ragioni di processi, sia per ragione attinente alla storia militare che ne prende praticamente spunto dal passato. Esempio, bombardamento della Libia nell'operazione Odyssey Dawn, formalmente per la deposizione di Gheddafi, e l'errore diplomatico italiano nel non chiedere l'abdicazione di Gheddafi prima della rimozione delle sanzioni. Sostanzialmente la guerra in Libia è da classificarsi già come un inviluppo per le guerre del clima, per l'accaparramento delle risorse locali, ecco il petrolio e il gas, perché le sanzioni avevano impedito alla Libia di crescere nell'esportazione di energia. Guerre urbane in Europa per attacchi terroristici dell'ISIS, ecco, formalmente attacchi dell'ISIS all'Occidente. Sostanzialmente frizioni in Europa per il tentativo di costruzione di una collana di stati cuscinetto intorno alla penisola araba, per tutelarsi dalla minaccia della bomba demografica africana e dall'avanzata dell'Iran nel Iraq. Ecco, la radice di fondo gira quindi intorno alla questione sottotraccia della sovrappopolazione in Africa e la frizione tra sfere di influenza tra poteri diversi. Tafferugli sull'isola di Lesbo tra Grecia e Turchia per la questione dei migranti e profughi. Formalmente per le reazioni della Turchia al tentativo di colpo di Stato finito male, ai ruvidi rapporti diplomatici tra Unione Europea e Turchia, Turchia che è un membro NATO ma non è ancora un membro UE. Sostanzialmente i tafferugli nell'isola di Lesbo hanno a che fare sulla questione delle migrazioni in un mondo sovrappopolato e piagato dai danni da cambiamento climatico. Epidemia SARS-CoV-2, formalmente un attacco batteriologico di Soros contro i malati e i vecchi che vivono nei paesi del primo mondo, in quanto i malati e i vecchi sono consumatori di pensioni e di sanità. Sostanzialmente un'arma batteriologica usata contro la popolazione dell'Europa. Ecco, alla radice di questi eventi d'inizio di XXI secolo già compaiono in modo sparso e sparuto i megatrend che poi domineranno, è atteso che domineranno la storia da oggi al 2050. Ragione per cui gli eventi clone sono eventi sentinella, e gli eventi sentinella sono parziali anticipazioni di futuro. Un po' come se gli eventi futuri, non ancora accaduti, avessero una propria eco nel passato, anticipando la loro presenza futura. Questo semplicemente perché i processi storici, uno, si sviluppano in tempi lunghi. I primi eventi che si manifestano non sempre hanno gli impatti importanti che poi i veri eventi prenderanno ad avere più in là nel tempo con una loro ripetizione. Due, perché se attinente a storia militare, appunto la storia militare prende sempre spunto dalle campagne militari del passato per costruire nuovi piani, però adattandosi e prendendo ispirazione da quanto è già accaduto in passato. Ecco, per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima!